tutto il litorale spezzino, l'entroterra e le Cinque Terre stanno facendo la conta dei danni subiti a causa del maltempo. Tirare le somme non è ancora possibile, ma la provincia si trova a far fronte a una situazione di vera emergenza. Le Cinque Terre hanno subito il duro impatto della mareggiata di Libeccio, in modo particolare in Monte Rosso, dove la forza dell'acqua ha distrutto diversi stabilimenti balneari. Il mare nel Paese Vecchio questa notte è arrivato sino alla piazza principale, lasciando detriti, sassi e legname ovunque. Allagato il park Fegina e saltate le staffe del tubo del gas alla foce del Morione. Una mareggiata di una violenza mai vista, i danni sono già stimabili in alcune centinaia di migliaia di euro. Risveglio traumatico anche a Porto Venere, dove diversi muretti, ma anche alberi di Piazza Bastreri, sono caduti al suolo nella notte e nelle prime ore della mattinata. Alcune barche sono affondate. Volate tegole nei carruggi e su Calata Doria sono arrivati pezzi del cantiere della locanda San Pietro. Allagamenti anche in Via della Libertà, la strada principale della frazione delle Grazie. Danni ingenti alla Marina del Muggiano, dove si sono rotti gli ormeggi di un traghetto, e allo stabulatore di Santa Teresa, dove i mitili coltori lavorano i muscoli dei vivai. A San Terenzo cancellata la spiaggia e la passeggiata a lungomare è invasa dai detriti. Alla Venere Azzurra spiaggiata una barca a vela che ha rotto l'ormeggio, mentre a Lerici c'è stata la rottura della rada e sono affondate una trentina di imbarcazioni all'interno dello specchio acqueo protetto dal molo. Nelle zone collinari, Pugliola e Solaro in particolare, le criticità sono collegate alla mancanza di corrente elettrica e al forte vento che ha costretto alcune famiglie a lasciare le proprie case a causa dei tetti pericolanti. Mare in piazza nella notte anche a Bocca di Magra, sulla spiaggia di Marinella, così come a Fiumaretta, strutture divelte e una montagna di detriti. Ma tra i territori maggiormente colpiti dal maltempo, la Val di Vara, ci sono zone a Beverino, Riccò del Golfo e Follo dove manca la luce da oltre 24 ore. Ingenti danni causati dalle trombe d'aria nelle frazioni più alte. Zignago in ginocchio, senza elettricità e isolata a causa della chiusura delle strade. Centinaia gli alberi caduti lungo le strade, sradicati anche piante plurisecolari. In centro Spezia, così come a Sarzana, i danni sono stati soprattutto legati alle piante pericolanti che hanno richiesto la chiusura di molte strade per la messa in sicurezza. Alcune zone, come Pegazzano, sono rimaste senza elettricità. Nella tarda serata di ieri, nel centro città, sono anche cadute alcune tegole dai tetti. Anche da Palazzo Biassa, sede di Carispezia, è caduto del materiale dal tetto. Distrutto un chiosco adibito a bar in piazza Kennedy, passeggiata Morin, è invece un vero e proprio tappeto di rami e rifiuti. Il presidente della regione Liguria Toti con l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone hanno incontrato i sindaci della provincia della Spezia dopo una lunghissima settimana scandita dal maltempo. I sindaci hanno parlato per la maggior parte dei danni che hanno subito ed ora, nei prossimi giorni, dovranno cercare di capire e soprattutto di quantificare quelli che sono i lavori più urgenti, perché la notizia è stata data proprio nell'arco di questa riunione. Il governo avrebbe confermato la disponibilità a dare lo stato di calamità per la regione Liguria. Quella che con un termine abusato si può definire la tempesta perfetta è passata. Come l'avete affrontata? Come ne sta uscendo la regione Liguria? Beh, è stata davvero una tempesta perfetta, venti a 200 km l'ora, onde alte 8 metri, 500 mm di pioggia diffusa in tutta la regione. La Liguria non ha mai affrontato una perturbazione di questa vastità, da 20 miglia a Sarzana, e da questa intensità fatta da tutti gli elementi della natura. I danni sono stati sicuramente moltissimi, la zona più colpita resta il Tiguglio, ma ogni provincia ha la sua difficoltà. Abbiamo fatto tutti i sopralluoghi, abbiamo riunito tutti i sindaci delle province più colpite e stiamo lavorando per restituire prima di tutto alle famiglie le normali condizioni di vita, ristabilire viabilità, trasporto ferroviario, trasporto pubblico, elettricità, gas, acqua corrente, ripristinare il sistema fognario delle città. Poi sarà la volta ovviamente di stabilire i danni dei privati, i danni più in generale del sistema Liguria, e cercare di risarcire tutti nel più breve tempo possibile. La Regione ha chiesto lo stato di calamità, cosa vi attendete dal governo? Abbiamo sentito il governo, abbiamo già fatto tutti i sopralluoghi con
il capo dipartimento della protezione civile Borrelli, ci attendiamo che lo stato d'emergenza, come sarà, venga accolto e quindi che i sindaci possano intervenire insieme alla regione per ripristinare tutto quello che la furia degli elementi ha distrutto in queste 36 ore difficili. Questa ondata di maltempo ha letteralmente flagellato tutta la provincia. Un caso particolare è quello del comune di Monterosso che a seguito del crollo di alcuni massi ciclopici è letteralmente diviso in due. È stata fatta evacuare una famiglia anche con una signora anziana di oltre 100 anni e servono volontari e il sindaco lancia un appello anche al mondo del turismo. Sì, io faccio proprio un invito a tutti, che i gruppi organizzati insomma in questi giorni proprio non interessino il nostro paese, perché difficilmente potremmo accogliere in modo dignitoso queste persone e anche avremo delle difficoltà insomma a gestire i transiti lungo la passeggiata, sempre che la possibilità che l'amministrazione ha studiato di aprire dei varchi, fermo restando un monitoraggio continuo dell'entità dell'eventuale movimentazione della frana, possa essere attuabile. Su questa cosa ci siamo già attivati con il volontariato locale che assicura un contributo per la gestione dei varchi. Stiamo cercando dei volontari del CAI, dei volontari che abbiano anche dimestichezza con dei movimenti franosi che possano essere lì in prossimità della frana per valutare eventuali movimenti. Questa è una soluzione che stiamo definendo anche adesso a margine di questa riunione col Presidente Toti, con l'Assessore Gianpedrone. Io però sono fiducioso perché credo che in questi ultimi anni il nostro servizio di protezione civile sia veramente cresciuto molto e lo stiamo toccando noi amministrazioni veramente con mano sempre di più quando queste allerte ci colpiscono, e credo che anche poche regioni insomma in Italia effettivamente possano vantare un servizio così organizzato, così efficiente e anche così vicino insomma alle istituzioni. Quindi dai, confido che anche questa riusciremo a scamparci. Le zone più colpite per quanto riguarda la viabilità provinciale sono localizzate in parte nella Val di Vara e più precisamente nella parte di Rocchetta Vara e poi nella parte sul litorale, vale a dire Vernazza, quindi sulle Cinque Terre. In pratica perché sono quelle più colpite? Perché lì abbiamo delle chiusure totali di strade. Allora, le chiusure totali delle strade sono quelle inerenti: la strada provinciale, la 5 Rocchetta Vara, Foce d'Agneta, in prossimità dell'intersezione col canale di Suvero, in comune di Rocchetta Vara. È chiusa 100 metri dopo il paese di Rocchetta Vara, qui c'è il sindaco e può confermare, andando verso Zignago. Poi abbiamo la strada provinciale, la numero 6, Casoni Molino Rotato Pieve di Zignago, in comune di Rocchetta Vara e di Zignago. La strada provinciale, la numero 8, Martinello Calice al Cornoviglio, Bivio Rocchetta Vara Suvero, in località Veppo, circa 200 metri a monte della frazione Montale, in comune di Rocchetta Vara. Abbiamo la strada provinciale, la numero 51 dei Santuari, in comune di Vernazza, chiusa da Fornachi a prima dell'abitato di Piculla. Qui abbiamo il sindaco Resasco. La strada provinciale, la 30 San Bernardino Corniglia, sempre in comune di Vernazza. E poi abbiamo la strada provinciale, la 18 Beverino Castello di Padivarma, nella tratta ricompresa tra Beverino Castello ed il ponte sul torrente Ricò. Questa è una chiusura per allerta arancione o rossa. Ora, poi abbiamo alcuni interruttori che sono due. Esatto, quello, il ponte chiuso è un'altra situazione. Sì. Esattamente. Abbiamo due interruzioni, una sulla strada provinciale della numero 51 dei Santuari, sempre in comune di Vernazza, tra Volasta e Fornachi, in corrispondenza del fosso Nicola. Qui è stato messo un senso unico alternato. Come solito discorso, è stato messo un senso unico alternato sulla strada provinciale la 7, Brugnato Rocchetta Suvero Casoni, dopo la località La Storta, sino al ponte Bailey. Ecco, queste sono le situazioni appunto più dove c'è la criticità maggiore, quindi chiusure totali e interruzioni. Poi abbiamo appunto altri circa 30 interventi con criticità residua e sono quelli che sono riportati qua con i numeri dall'1 al 37 in questa cartina qua.
Ecco, però abbiamo, tanto per darvi un'idea, appunto abbiamo comune di Rocchettavara, comune di Levanto, comune di Vernazza, comune sempre di Calice, comune di Bonassola, comune di Beverino, comune di Rio Maggiore, comune sempre di Calice, di La Spezia, Borghetto, comune di Follo, comune di Zignago, comune di Sesta Goldano, comune di Monte Rosso, comune di Varese Ligure, comune di Ricò del Golfo, comune di Brugnato, sempre Sesta Godano, comune di Maissana, di Carro, comune di Zignago, Varese Ligure, Pignone, Calice. Come vedete, quindi, come vi dicevo prima, ci siamo quasi tutti. Ecco, quindi questo per farvi capire che cos'è stato. Poi, ovviamente, come provincia abbiamo anche delle problematiche riguardo le strutture, cioè vale a dire principalmente gli istituti scolastici, le superiori. E qui abbiamo appunto dei problemi su Sarzana, sulla scuola di Sarzana e altre scuole qua alla Spezia. Quindi ecco, diciamo che le problematiche sono diverse e poi appunto abbiamo già dato un elenco all'assessore Gian Pedrone, gli invieremo il tutto con una nota stasera stessa. Quindi ecco, diciamo che questa è un po' la situazione per quanto riguarda la viabilità e gli istituti scolastici della provincia spezzina. Si torna alla normalità piano piano, l'allerta rossa ha abbandonato Spezia finalmente. Ecco, qual è il punto della situazione anche per quanto riguarda la corrente elettrica e le forniture idriche? Beh, assolutamente, questo è il problema vero, quello dell'Enel. Purtroppo ci sono ancora abitazioni e località senza energia elettrica. Stiamo facendo le pressioni massime, ma la difficoltà è oggettiva. Purtroppo il vento ha fatto abbattere alberi che hanno tranciato le linee in tanti posti e questo ha messo in crisi tutto il sistema, perché una perturbazione come questa, è stato di fatto un uragano su mezza Italia, ha creato lo stesso problema in tantissime località e l'Enel è andata veramente in difficoltà ed è in difficoltà. Questo mi dispiace, perché bisogna rivedere il piano di prevenzione, perché il mondo è cambiato il clima, i cambiamenti climatici portano a questi fenomeni estremi, non possiamo far finta di niente, bisogna non solo da parte dei comuni come stiamo facendo fare prevenzione, ma lo devono fare anche le grandi società che devono garantire l'energia elettrica. Per quanto riguarda il resto, io penso che entro 2 o 3 giorni torneremo alla normalità. Abbiamo purtroppo numerosi alberi, arami, abbiamo avuto danni a macchine, tetti scoperchiati e quindi siamo impegnati nel tutelare le famiglie e le persone, aiutare a tornare alla normalità. Grazie. Grazie. Queste giornate di maltempo hanno segnato profondamente tutto il territorio provinciale spezzino. Qual è, cerchiamo di fare un punto della situazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Parco Nazionale delle Cinque Terre, attualmente i sentieri sono ancora chiusi perché c'è ancora pericolo di sui muretti a secco soprattutto. Abbiamo fatto solo una verifica, ci sono tantissimi alberi caduti. Non le riapriamo ancora, aspettiamo che passi queste 2 giornate di pioggia e abbiamo già prontato una squadra che vada a tagliare gli alberi, però prima dobbiamo fare il monitoraggio dei sentieri, ma soprattutto delle falesie e dei promontori sopra. Quindi faremo un sorvolo con l'elicottero, con 2 geologi sopra, e ci daranno il punto esatto della situazione, se ci sono sulle falesie, soprattutto sui sentieri bassi, pericoli di crolli, e quindi attendiamo questo responso. Abbiamo intenzione di iniziare subito a lavorare, soprattutto su tutti i sentieri, per poter poi riaprirli. Quindi fatta questa verifica procediamo per lavorare. Ecco, qual è stata la situazione più critica che avete riscontrato in questi giorni di maltempo incessante? Beh, la pioggia innanzitutto, che ci ha martellato dalle 8:15 fino alle 11, meno male che poi si è calmata. Poi abbiamo cominciato a vedere i danni, soprattutto sulle frane. Non abbiamo avuto le stesse frane dell'anno scorso, ma qualche frana importante c'è stata. E poi purtroppo è cominciato un vento terribile che ha alzato il mare in maniera impressionante, quindi abbiamo dovuto poi affrontare prima il vento e poi la mareggiata. E alla mattina abbiamo cominciato subito a lavorare, a pulire i vari paesi e via.
Che ora sono puliti. Che adesso sono puliti, adesso stiamo verificando poi la situazione puntualmente. Qual è la situazione nel suo comune e nella frazione di Polverano? Ebbene, il mio comune ha avuto il disagio e anche la paura dei primi momenti e grossi danni, devo dire, ringraziando il Signore, per ora non li abbiamo contati. Quello che è il grave disagio è quello della frazione di Polverara, che ha subito una violenta tromba d'aria, tantissime case scoperchiate, la luce elettrica è mancata per oltre 30 ore e a Polverara, se manca l'elettricità, manca anche l'acqua. Quindi noi abbiamo avuto una situazione di disagio che abbiamo cercato di affrontare. Devo riconoscere che Enel, nonostante sia sempre un po' ormai un ectoplasma in termini amministrativi, è difficile certe volte individuarla, con noi, e in questo caso in modo molto molto presente e molto personale, ha cercato di dare una risposta che ci ha messo tanto ad arrivare, ma c'è stata. All'una e mezzo di notte ho lasciato il comune ieri sera con quasi tutti i cittadini di nuovo con la luce e stamattina con l'acqua corrente a posto. Case Molinari, che è un piccolo quartierino alla base della Graveglia, sono però una cinquantina di persone, l'hanno avuta solo a mezzogiorno. Il problema è questo, che la tromba d'aria ha strappato così tanti cavi a divelto, così tanti pali, che non c'è più la rete infrastrutturale e dunque anche mettere i gruppi elettrogeni è stato un problema. Quest'ultima ondata di maltempo purtroppo con la memoria ha riportato i ricordi del 2011. La reazione è stata diversa, qual è il punto della situazione del suo comune e soprattutto adesso che cosa chiederete alla regione? Ma intanto dobbiamo dire che fortunatamente l'intensità è stata diversa e quindi l'effetto di questo disastro è stato minore rispetto a quello del 2011. È stata una brutta botta anche quella che abbiamo avuto in questi giorni, che abbiamo sentito soprattutto nell'abitato di Rocchetta, dove gli scenari sono stati simili per molti aspetti a quelli del 2011. Abbiamo avuto quindi problemi sulle difese spondali e poi sulla viabilità ancora una volta, abbiamo rischiato l'isolamento, attualmente abbiamo un accesso con una corsia regolata da un semaforo. E di nuovo la strada anche che da Rocchetta porta a Zignago ha avuto dei problemi e poi danni come al solito un po' su tutto il territorio, piante cadute, tetti scoperchiati. Devo dire che una grande novità nella mia esperienza rispetto al 2011 è la squadra di volontari che abbiamo avuto in questa occasione. Mentre nel 2011 protezione civile, emergenza, sembravano parole lontane che si ascoltavano solo in televisione, questa volta avevamo una squadra di ragazzi pronti e hanno lavorato tutti e due i giorni, e avevamo anche un'esperienza, chi aveva vissuto il 2011 che ha senz'altro contato nella gestione anche di questa difficile situazione. In questa fase quanto è difficile fare la conta dei danni? È fondamentale farla ed è molto difficile perché le situazioni sono ancora in evoluzione, le frane sono ancora in movimento, ci siamo subito messi all'opera, abbiamo già un piccolo computo dei danni, almeno sommario, e adesso lo raffineremo sempre più ora per ora per riuscire ad avere una stima il più possibile certa. Quando comincia la stima dei danni e soprattutto che situazione c'è adesso nel suo comune? Ma diciamo che intanto dobbiamo dirlo, nella disgrazia siamo stati fortunati perché essenzialmente si è trattato di sabbia e rifiuti che ha portato una mareggiata storica che ha fatto dei danni, ma sono danni rimediabili. Sicuramente avremo delle spese e avremo da mettere a bilancio degli interventi straordinari anche importanti, però ciò che conta è che il territorio sia comunque un territorio che ha tenuto bene. È chiaro che la conta dei danni verrà fatta nei prossimi giorni. Tra oggi e domani insomma si ultimano le attività di pulizia del lungomare, quindi insomma sono molto soddisfatto perché la macchina organizzativa ha funzionato bene, ci eravamo già preparati in vista dell'allerta, allertando appunto alcune ditte per avere le attrezzature subito pronte nel caso di utilità. L'utilità c'è stata perché
insomma, il materiale, la Sant'Erenza, soprattutto la spiaggia, era riversata sulla strada. Niente, quindi i prossimi giorni attendiamo una risposta sui danni concreta, una valutazione importante, soprattutto organizzeremo un ufficio per dare assistenza anche ai privati e soprattutto anche ai balneatori che hanno subito danni importanti dalla mareggiata, e quindi saremo pronti ad assisterli per preparare le richieste di risarcimento. Una delle situazioni a livello produttivo che hanno subito i maggiori danni è stato proprio lo stabulatore, e ovviamente danni incalcolabili per i muscolari. Sì, noi abbiamo fatto subito un sopralluogo, siamo andati io, l'assessore Luisa Nardone e Andrea Costa, anche il consigliere Andrea Costa, presidente della Commissione Attività Produttive della Regione, a fare un sopralluogo, e effettivamente, insomma, lo stabulaggio è stato interessato dalla mareggiata, e quindi c'era molto materiale, si stava lavorando per ripristinare la diga danneggiata e per togliere il materiale che aveva invaso il piazzale. Attendiamo quelli che sono gli esiti dei sopralluoghi sui vivai, si attendeva che il mare si calmasse, io spero domani di avere dei dati puntuali e spero che il raccolto sia salvato, non sia compromesso, anche se, insomma, si teme il peggio per qualche vivaio sicuramente. Che situazione c'è a Zignago, e soprattutto avete già cominciato a fare la conta dei danni, e quanto è difficile in una situazione del genere? Per noi piccoli comuni è difficilissima. Ora la conta dei danni la stiamo iniziando a fare, abbiamo iniziato da oggi a farla, ma è tantissimo, perché siamo un piccolo comune con pochi abitanti ma con tanto territorio e tante strade di piccola e secondaria importanza che non sono di secondaria importanza, perché collegano comunque paesi, piccole frazioni, case sparse dove vivono famiglie con bimbi piccoli e dove dobbiamo cercare di garantire la viabilità, i soccorsi, eventuali soccorsi. Ovviamente è difficile perché non abbiamo fondi, non abbiamo risorse essendo piccoli comuni, quindi è l'appello che facciamo, cioè che ci diano una mano, anche perché ci siamo visti portare via l'unica via d'accesso che abbiamo, non l'unica ma la via d'accesso più importante, che ci collega col fondo valle a Rocchettavara, quindi ha portato via tutta la scogliera, lavori fatti dopo il 2011 che si sono visti perduti in 2 ore. Quindi in 2 o 3 tratti abbiamo sempre la precarietà della viabilità tra Rocchetta e Brugnato, quindi dobbiamo metterci mano, dobbiamo agire e soprattutto dobbiamo essere noi sindaci nelle condizioni di riuscire a non far perdere la voglia a queste persone, a queste giovani famiglie che abbiamo in quelle case sparse, in quelle frazioni, di restare lì da noi. Per questo dobbiamo dargli un po' di servizi e dobbiamo chiedere aiuto agli enti che ci stanno sopra, perché noi da soli non riusciamo e non riusciremo a fare nulla. Anche perché uno dei temi centrali della Val di Vara è proprio evitare lo spopolamento. Esatto, noi vogliamo evitare lo spopolamento, ma per evitarlo dobbiamo cercare di dare i servizi essenziali, perché la gente che vive da noi non ci dà non ci chiede grandi cose, ci chiede solo di avere i servizi essenziali, di poter mandare i figli a scuola con tranquillità, di poter andare a lavorare con tranquillità, di poter essere raggiunti dalla gente, dalle proprie aziende. E quindi con la viabilità che ci troviamo oggi non ce la facciamo, quindi dobbiamo dare risposta a queste persone il prima possibile, se non vogliamo veramente che quei territori rimangano deserti. I vigili del fuoco sono stati i primi a intervenire nell'emergenza, più di 300 interventi in pochissime ore. Qual è ora la situazione su tutto il territorio provinciale? Sì, siamo stati impegnati direi a 360 gradi su tutto il territorio provinciale. Ad oggi, a questo momento, abbiamo ancora un centinaio di situazioni da risolvere. Abbiamo il massimo del potenziamento del personale operativo, abbiamo il raddoppio del turno, abbiamo aiuti dal comando di Torino, abbiamo attivato anche mezzi speciali sia da Savona sia da Reggio Emilia, proprio per affrontare i problemi più importanti, soprattutto problemi in altezza, tetti, tegole, cornicioni, camini, che sono le situazioni che ci hanno messo effettivamente più in difficoltà. Ecco, qual è il quadro adesso di tutta la provincia? Sì, la situazione è appunto questa. Ora il programma dei prossimi giorni è proprio quello di riscontrare un pochino ancora tutte le richieste, riverificare anche alcune situazioni che nella prima fase abbiamo rimandato,
perché chiaramente nei primi tempi, nei primi momenti dell'emergenza abbiamo garantito il soccorso alle persone, quindi ci siamo concentrati sul soccorso fluviale, sul soccorso dei sottopassi, abbiamo tirato fuori parecchie persone dalle automobili bloccate e quindi dopodiché, una volta assolta l'operazione di sicurezza delle persone, stiamo ora cominciando a risolvere le situazioni di pericolo, soprattutto in altezza. E questo per la Liguria è un secondo momento davvero importante e difficoltoso da gestire, la tragedia di Genova nei mesi scorsi, oggi un'ondata di maltempo che ha letteralmente flagellato tutta la regione Liguria come istituzione chiederà lo stato di calamità e arrivano anche, diciamo, degli appelli dal Parlamento europeo. Ecco, come state lavorando a Roma e soprattutto qual è la prima garanzia che si può dare a tutta la popolazione Liguria? Diciamo, è un'emergenza su emergenza, perché proprio in questi momenti si sta votando alla Camera il decreto Genova, per cui si cerca di dare una prima risposta a quella che è l'emergenza che è partita dal 14 di agosto con la tragedia del Ponte Morandi, e oggi ci ritroviamo a parlare di un'altra emergenza che è quella che è successa in questi giorni. Per quanto mi riguarda, da Ligure sicuramente non ho ancora avuto modo di visitare i luoghi colpiti, anche perché io sono partita lunedì mattina e sono appena arrivata da Roma, per cui in questi prossimi giorni io andrò a verificare un attimino la situazione delle varie realtà, anche se ho telefonato ai vari sindaci per capire un attimino lo stato delle cose. Quello che mi è apparso immediatamente come grido di allarme sono quelle attività balneari che in questo momento hanno visto completamente distrutto tutto quello che avevano creato in questi anni e si ritrovano comunque ad avere il problema imminente della Bolkestein. Proprio ieri abbiamo avuto una riunione con il ministro Centinaio che ha comunque già attivato un tavolo per ridiscutere quello che è il tema della Bolkestein. E per quanto mi riguarda partiamo proprio da lì per capire se ci sono, proprio per quanto è accaduto, dei corridoi preferenziali per far sì che le aziende che hanno avuto questo danno possano avere una garanzia di investimento che vada al di fuori da quello che è il contesto Bolkestein. È stato definito l'evento meteorologico più complesso dell'ultimo mezzo secolo. Come è stato affrontato e come ne stiamo uscendo? Direi che è stato affrontato molto bene la riunione di questa sera con tutti i sindaci, con le prefetture, con tutti gli operatori di protezione civile. Ha certificato che il sistema funziona molto bene anche di fronte a grandi prove come quella delle ultime 48 ore. I danni sono tanti, stiamo facendo la valutazione speditiva con tutti i sindaci delle somme che dobbiamo, come dire, ristorare per cercare di ripristinare almeno le prime necessità rispetto alle normali condizioni di vita. Da qua evidentemente poi una computa dei danni più ampia per tutto ciò che riguarda le valutazioni sugli esercizi commerciali, le attività imprenditoriali e quant'altro. Mi pare comunque che il sistema abbia molto funzionato e questo per noi è sicuramente motivo di grande soddisfazione. Si parla spesso di protezione civile, si parla di allerta meteo, ci sono polemiche, ma polemiche che devono essere anche abbassate da un certo punto di vista. Io dico sempre che le allerte si applicano, si discutono, poi evidentemente quanto accade deve sempre riportare a una coscienza e una cultura di protezione civile che deve aumentare. Sono contento anche in un dibattito che c'è, che comunque il sistema sta funzionando, che tutti i sindaci ormai sono completamente allineati con i loro centri operativi comunali durante le emergenze. Quando si parla di allerta rossa veramente le precauzioni non sono mai troppe e lo dimostra quello che è accaduto in Liguria e non solo nella provincia della Spezia. Io credo che non ci sia un comune costiero dell'entroterra che si possa chiamare fuori dalla computa dei danni di questa grande emergenza che ha colpito non solo la Liguria ma tutto il centro nord del paese. Purtroppo contiamo una vittima anche nel comune di Albisola Superiore, non contiamo feriti e questo è credo un dato significativo anche della coscienza con cui ormai i cittadini affrontano le allerte e le emergenze, perché ci aiutano, ripeto, a concentrarci sulle situazioni di difficoltà non mettendosi loro stessi in pericolo. Il tema della salvaguardia del territorio è sempre più importante, come reperire però le risorse per fare ciò?
Intanto affrontiamo quella che è, come dire, l'analisi speditiva dei sindaci per capire cosa va ripristinato in un territorio che è già molto fragile di per sé. Quello che mi fa piacere di questa emergenza è che con oltre 500 mm di acqua caduta noi abbiamo sostanzialmente retto sia come territorio spezzino che come territorio della Liguria su tutti i corsi d'acqua che, diciamo, da monte arrivano verso il mare. Certo, la mareggiata è stata qualcosa di storico, la analizzeremo, c'è chi dice che è una prima volta nella storia, c'è chi dice che ci sono degli esempi risalenti agli anni 60, ma credo che francamente la brutalità del mare sia stato veramente qualcosa di devastante. Bisogna ragionare su come reperire le risorse non solo per fare quegli interventi necessari come opere strutturali di difesa del suolo, ma anche per le manutenzioni ordinarie. Credo che l'appello dei sindaci sia anche questo questa sera, lo rivolgeremo anche al governo perché è necessario evidentemente andare oltre le risorse regionali che non bastano per cercare di fare anche questi piccoli interventi che poi, come vediamo, in queste occasioni sono comunque vitali e fondamentali.